Presidente, l'abbiamo lasciata fare il suo discorso senza minimamente interromperlo, pur non credendo ad una parola di quello che lei ha detto. Ci sono dei colleghi in quest'Aula che hanno una anzianità di servizio abbastanza lunga per dire che forzature del regolamento ne abbiamo viste ancora. Forzature come quelle che sono state fatte in questi giorni, a memoria almeno di chi parla, non si erano mai viste. Quello che lei dice, Presidente, può servire come un pudicizia per coprire quello che ormai è stato fatto. Ma quello che lei ha detto qualche giorno addietro a riguardo delle pressioni e della sua giacca tirata da una parte e dall'altra fino ad essere sformata, beh, quello non lo potrà rinnegare, l'ha detto lei. Grosse pressioni sono state fatte affinché qua qualcosa andasse non secondo regola, ma secondo opportunità. Di chi? Di chi in quest'Aula le opportunità ce l'ha, non certo le opposizioni. Lei, Presidente, non può dire di non aver visto il collega Candiani alzarsi e, se non l'avesse visto, non può dire di non aver sentito tutto il gruppo della Lega che chiedeva la parola immediatamente dopo il voto. Lei ha deciso di chiudere addirittura la seduta e, se mi permette, con un tono che ho usato un po' molto forte, scappare come fanno i ladri di notte. Si sta qua, si ragiona. Avrebbe dovuto fare esattamente come ha fatto in questa seduta almeno 5 volte, che ha annullato il voto, ha dato la parola ai presentatori, dopodiché ha rimesso in votazione. Noi ci siamo vergognati di come, dello spettacolo che da questo Senato è uscito all'esterno. Ci sono degli uomini che non hanno assolutamente idee e quegli uomini sono da compatire. Poi ci sono uomini che hanno delle idee, ma o le lasciano piegare o non fanno niente per difenderle. Bene, o quelle idee non valgono assolutamente nulla o quegli uomini non valgono assolutamente nulla.